Ok, allora in teoria siamo in diretta, ma devo capire se sulla mia pagina oppure sulla pagina della vera squadra. Quindi per ora siamo in diretta. E quando si può capire questo? Vuoi controllare anche tu, Enza, nel frattempo? Scusate per gli eventuali problemi Adesso tecnici del è arrivata momento. la notifica della vera squadra in diretta. Quindi siamo in diretta. Ce l'abbiamo fatta? Siamo. Vediamo. Ci siamo? Ok. Allora, chiedo umilmente scusa a Tony per i problemi tecnici che No, no, non abbiamo c'è avuto, perché problema. purtroppo è la prima volta in assoluto che utilizzo questo strumento e me ne vergogno di non essere stata in grado No. di farlo prima. Scusa, Scusatemi, fermi. scusatemi. Posso? Aspetta, perché c'è un po' di... Dimmi. Siamo sulla pagina della vera squadra. Oh, Assolutamente sì. E ci sono già sono un in sacco di ritardo. commenti. Ecco qua, L'abbiamo c'è già. fatta. Sì. C'è già un po' No, di gente che ti vede e ti sta salutando. siccome sulla mia pagina, avevo avvertito che di sintonizzarsi su Facebook Sì. la vera squadra, perciò E vabbè. infatti qua vedo che tanta gente ha accolto il tuo invito e sta scrivendo già un sacco di gente. Mamma Sono già mia. un sacco di persone. Innanzitutto un saluto a tutti. Io sono Elsa, Io lei è sono Giusy, Giusy. Sì. Dobbiamo, allora, secondo me, guardi, Giorgio Santucci, noi dobbiamo citare tutte le persone che scrivono, Giovanni Zuzu Angeloni, così li rendiamo presenti e loro sono contenti che noi li citiamo. Certo, Questo certo. C'è perché anche. non siamo Rete 4, non siamo la RAI, allora questo invece lo facciamo Assolutamente. C'è anche con Antonietta Tonietta che Perini. la conosciamo. Poi c'è Giacomo che ti chiede come stai. Quindi Ecco, la domanda di rito. seduto, seduto. Anche io. No, come sto? Allora, Giacomo Ballarino, come stai? In questo periodo non penso che stiamo tanto bene perché sul cavolo di Covid c'è un po' di confusione e sta saltando un sacco di lavoro, quindi anche per ciò riguarda il lato artistico che ho messo di lato. Quindi, si è cominciato a fare polemiche, quindi no, non è un bel periodo. Vi dico soltanto una cifra: l'anno scorso sono sceso in Sicilia e ho fatto 23 spettacoli. Quest'anno ero sceso dopo che hanno aperto il fruito del lockdown. E Sì. sono riuscito a malapena a girare per prendere 14 spettacoli. Di questi 14 ne ho fatto solo 3 e 2 ospitati. Mamma mia. Perciò vedete. Perciò, Sarà bello. Non è tanto bella la cosa. No, Però, quello che io, così cominciamo a fare un po' di polemica, io vorrei chiedere ai nostri amici Dosi e tutti quelli che ci stanno seguendo. La mia domanda è, io sono tornato ieri da Torino, perché sono andato a Torino per lavoro, ed ero sull'aereo. Aereo China così, pieno, pieno, pieno. Sapete che c'è A, B, C, D, E, F. Quando sì. uno si trova no, no, menso, B o E, e nel mezzo, e siamo come seduti come sardine. Là non c'è il distanziamento. No, 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 tutti i posti sono occupati sugli Appunto, aerei, quindi il certo. distanziamento non c'è. Un distanziamento, quindi è tutto questo di business. Allora io dico, se fa entrate dentro l'aereo, che ci vogliono 20-25 minuti, un'ora e mezza di volo, e poi per uscire sono tipo 2 ore. Allora io mi chiedo, da grande sportivo quale sono, sull'aereo 2 ore dobbiamo stare attaccati come sardine, così, giusto? Allo stadio fate entrare almeno un 30% di tifosi, stanno distanziati con le mascherine. No, picchi, volete sapere come la penso? Perché noi siamo in mano a delle persone incapaci, che fanno solo chiacchiere, non è che sono disonesti, sono incapaci, non hanno esperienza. E chi sono il risultato? Che ne pensate, amici? Tony, un grande sciacca, personaggio di punta, filosofo. Filosofo. Il mio personaggio lo tengo nel cuore perché era stato scritto bene e io sono contento. E ho anche degli ottimi risultati, anche grazie ai fan. Quindi, anche adesso, quello che non ho mai capito, chi dopo l'ha mai capito, amici miei, picchi.
Ah, squadra Fedeo. Ma Esatto, perché? 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 Lo domandiamo anche noi. Qui c'è un sacco di gente che ci mandano tutti i giorni dei grandi messaggi, ma perché non tornano? Perché non tornano? E noi non Sì, sì, sì. E non sappiamo neanche cosa dire effettivamente. effettivamente. Non costava tanto e c'era un bel gruppo di attori abbastanza importante. Vertemiuller, Bonetti, Carpentieri, io, Tocci, Salerno, Salerno. e tanti altri, voglio dire. Maffoni, facci vedere meglio quella maglietta lì. Infatti, come si fa? Che ha qualcosa di familiare. La Grazie. vera squadra. Ma C'è perché? Andrea Perini che dice che sei anche su Cine 34 in questo momento. Non sono in Adesso. diretta, solo. Non lo so che film c'è. Chiediamo ad Aspetta, Andrea di che cosa si. c'ho Allora, lo vai a qualcosa. vedere tu, dai, vai, vai a dare un occhio. Ti racconto così Vediamo qualche se cosa per di sul caso. film. Va bene. Adesso Allora quando. Okay. 34. Parlate, Sì, è 34, sì. Nel frattempo, non so se senti, ma c'è anche una certa Esther Botta che ti saluta, non so se la conosci. Maria. No, allora, ecco, allora, prendo spunto. No, sono andato a vedere così, so di che cosa. Nessuno ha scritto Baria. Allora, Baria, io dovevo Maria, avere. ok. Maria. Doveva avere col grande Giuseppe Ah, eccolo Tornatore, qua. che è un amico che io amo perché veramente, se non perché ha vinto l'Oscar, è perché è uno che è nato con il cinema. Lui faceva l'operatore tecnico alla Rai 3 di Palermo, però l'aveva nel sangue. Infatti, soltanto uno come lui è riuscito a fare i film che fa, Nuovo Cinema Paradiso e quant'altro. Io dovevo fare Baria, già con lui avevo fatto L'uomo delle stelle, bel personaggio. E dovevo fare, però ero impegnato con la squadra. E Ah, ok. allora non potevo andare. Allora c'erano tutti gli attori siciliani, mancavo solo io. Sono riuscito ad avere un permesso di 2 giorni, però il mio personaggio che dovevo girare in Tunisia, in Marocco, non da tutti. Allora, infatti, poi non ci siamo visti, mi ha detto che faccio, vuole lavorare più con me? Dice, no, Peppuccio, Giuseppe, no, è che non ho avuto la possibilità. Dice, ma chi se una cosina? Dice, ma con te qualsiasi cosa. Perciò tutta la gente dice, ma che è così poco? L'importante è che io abbia partecipato a questo capolavoro di Giuseppe Tornatore. Per questione della squadra, purtroppo mi sono dovuto allontanare dal cinema, però o fai chi o fai chi. Ah beh, certo, non ti puoi sdoppiare, no? No, Troppo. non so se la gente lo sa, la squadra ci prendeva 8-9 mesi, lavoravamo ogni giorno, chiedere dei permessi, perciò ti scrivono la sceneggiatura, come fai poi a mancare? Infatti, quando all'ultimo, e poi chiuse la squadra, io dovevo, non so se ve lo ricordate, io dovevo, e l'ho fatto casini, ma vi spiego perché. Perché la squadra stava finendo. Ero stato preso per andare a fare nel 2010 la fattoria al Sì, Canocino, che poi litigai con Corona e quant'altro. Allora io dovevo partire, se partivo l'avrei fatta. Invece la squadra, io feci un casino, non mi ha dato il permesso, ma avevano ragione, perché c'erano, ho detto tagliate. Poi abbiamo trovato il compromesso. La Rai parlò con Mediaset, dice la prima puntata Sperandeo non c'è. Però da Napoli sono andato a Roma e ho fatto la diretta con il Brasile dove c'erano Corona e tutti gli altri, e litigai. Siccome litigai di brutto, quando poi ritornai dovevo partire mercoledì perché la squadra era finita e poi non mi fecero partire più. Vabbè. Purtroppo, ma la squadra non c'entra niente perché il compromesso l'avevamo trovato. Se potessi tornare indietro, tante cose io non le rifarei. Però sono orgoglioso di aver partecipato alla squadra, prima perché era una grande famiglia, grandi attori, lavoravo ogni giorno e poi quasi 7 anni a Napoli. Io Napoli la adoro, ogni volta la vedo.
O certe volte mi vedo la squadra, mi viene pure a piangere perché ho grandi ricordi. Viva Napoli! Vero, vero. Saluta Napoli! Tony, ma il tuo primo giorno di set sulla squadra, te lo ricordi? Ah, mi ha mandato. No, io sì. Allora, il primo giorno è sempre, cioè, già avevo esperienza, avevo vinto il Davide Donatello e quant'altro, però ho avuto la disgrazia della morte di mia moglie, perciò dal cinema poi passai alla televisione. Accettai, sai, c'era Gaetano Amato che sostituivo Gaetano Amato, che era un personaggio, diciamo, qualificato, importante per la squadra. Quindi non era tanto facile, però io, signor Tony Sperandeo, no, non sono presuntuoso. Però il primo impatto, però poi, cioè, se potessi tornare indietro, rifarei tutto, perché me lo ricordo il primo giorno all'albergo, cercavamo la casa. Bene, bene. Poi ci sei stato 7 anni, no? Hai detto alla Sì, fine a e Napoli. vi dico una cosa, vi potete documentare. Quando arrivai io, allora, la squadra era per dai tre. Quando arrivai io, non lo dico, sono i numeri che parlo. Ebbe un picco incredibile, noi facciamo 2 milioni, 2 milioni e 2. Noi siamo arrivati a 4 milioni nelle puntate iniziali quando arrivai. E cominciò a dare fastidio a dai due, si è pensato di passare anche a dai due. Allora poi, certe volte, tutto un tratto non la facevano perché c'era la partita, non si comunicava niente. Era un po' messa di lato la squadra. Però la squadra, io ho fatto la squadra, squadra antimafia, distretto di polizia, le ho fatti tutti. Però tutti li ho fatti, a Piovra. Però la squadra era quella che costava di meno ed era la più veritiera, perché il palcoscenico vivente è la città di Napoli. Le storie venivano attinte da Napoli. Noi eravamo in comunicazione con Con la la polizia. Polizia di Stato. E quindi noi erano tante belle cose. E piaceva. No, non dovevamo superare. Allora ne filmavano. Ci bloccavano. Anche questo, il messaggio di Antonietta. Ah no, è andato Sì, via. eccolo qui. Che dice, la RAI non capisce che le cose belle vanno tenute care. Bellissima serie, voi straordinari. Se Quindi, la insomma. dai, io no, per carità di Dio. Ci sarà stato un motivo che io Sono non so scelte che perché, hanno fatto. sono perché togliere la squadra ha tolto lavoro a 200 famiglie, fra attori, tecnici e quant'altro. Però il Posto al Sole l'ha lasciato. Un saluto a tutti gli amici di un Posto al Sole. Forse perché certe volte vengono decurtati i programmi. Ad esempio, io ho fatto negli ultimi 2 anni I Topi, il primo anno così così, il secondo anno è andato meglio con il grande Antonio Albanese e ho sentito che forse la RAI l'ha cancellato, non per gli ascolti, perché deve cancellare un 30% di programmazione. Non è peccato, peccato. Comunque qui ci Sei un sono tanti, grande un sacco di Giovanni, messaggi. Se un grande te Sì, lo dice un tantissimi, calabrese, ma è davvero, davvero tantissimi. Filippo, L'unica l'unica serie serie che ho seria. visto in quell'annata, bravi tutti, grazie. Sì. E poi vi dico, allora hanno tolto, però hanno fatto la nuova squadra. Sì, tu hai fatto Allora io anche dico perché, e mi chiedo perché. Io, con tutto il rispetto per gli altri attori della nuova squadra, per carità, tutte gente in gamba, però se tu al posto di Massimo Bonetti metti Tiddu e al posto di Carpentieri metti la gente, però devo dire, era tutta un'altra cosa. L'unico, secondo me, l'unico errore, fra virgolette, mi permetto di dire, è che gli sceneggiatori l'hanno fatto una bella idea, perché ricordatevi, ad esempio, Serpico era un poliziotto, cioè il film Serpico era basato sulla corruzione dei poliziotti americani. Allora, una cosa del genere hanno voluto fare sulla nuova squadra. Allora, secondo me là c'è stato girato benissimo, molto americano il prodotto,
Molto bene, perché, Certo. per carità di Dio, bravissimi gli attori. Però, secondo me, l'errore dove è stato? Che la gente ha bisogno di sicurezza e sentire, vedere che ci sono poliziotte corrotte. Non è una cosa. Allora, secondo me, hanno capito l'errore e hanno dimediato nel secondo anno della nuova squadra, ma già un danno era fatto. E quindi poi nel terzo anno morì un cane. Però, Vabbè, loro anche perché la polizia, no, la polizia di Stato non ha condiviso questo tipo di sceneggiatura. Quindi siamo rimasti soli. Questo è quello che penso. Posso anche sbagliare, per carità. Però sempre un applauso, perché ci vuole rinnovamento, la RAI è all'avanguardia, per carità. Però, pazienza. Mi Comunque è fa stato un piacere, grande piano. Santitummi. Mi fa piacere che la gente si ricorda sempre di noi. Ti ricorda sempre, ricordo le tue interpretazioni per sempre. Apriò, Vasco, stiamo parlando della squadra. Proprio potresti soddisfare perché il tuo personaggio dura così poco? Potresti soddisfare la mia curiosità. Ma quale personaggio dura così poco? Fammi questo. Della scorta, il personaggio all'interno del film La Scorta è durato poco e lui non voleva capire il Ah. motivo. No, non è durato poco. Io sono uno dei quattro attori protagonisti, Dicky Memphis e Dico Lovesso, quando mi do lei, io siamo i quattro della scorta e siamo stati premiati per il Festival di Cannes. È chiaro che poi a tre quattro film saltenare e muoio, però è una bella fine. Forse quel No, non dura Che poco. bello No, io dirtela. ho fatto dei film dove faccio dei camei. Poi non esistono piccoli ruoli, esistono piccoli attori. Se tu lo fai bene, e quel piccolo ruolo, e lo fai bene, rimane impresso. Poi invece nella scorta non ho fatto un cameo, ho fatto un ruolo abbastanza importante. Ah, poi tu Ciao, hai salve. continui tanti lavori. Vai, Giusy. No, dico qua continuano i saluti, i complimenti, davvero tanti, faccio fatica a starci dietro, sono davvero tantissimi, Davvero la sono terra scatenata. scrive. Salve Silvio Sperandeo, sei un grande attore. Sei il numero Sei uno, quindi il complimenti, complimenti. numero uno. Sono il numero uno, però adesso si lavora molto meno. Ci sono i nuovi. Poi non capisce, ad esempio, ci Ecco, sono tanti Andrea si ricorda il ruolo di Raffaele bravo. Frasca nella scorta. Ci sono tanti attori nazionali che vengono a fare personaggi siciliani. Io dico, ma perché non chiamate gli attori siciliani? Vabbè, Ah, ok. Credo di aver capito forse il collegamento. Con no, qualcosa. come si chiama? Il cacciatore di mafiosi, che è la terza edizione. Lo girano a Palermo. Io vivo a Roma, però piglio l'aereo. Il cacciatore di mafiosi non c'è un ruolo per me. Perché? Non lo so. Me lo chiedo. Sarebbe bello tornare se tornasse la squadra. Sì, ma la squadra, se tornasse la squadra, dobbiamo fare una squadra dopo 10-12 anni, siamo tutti più invecchiati. Dovremmo scrivere una sceneggiatura ad hoc per noi, che siamo stagionati. E ci sono i ragazzi che lavorano per noi, però noi siamo la mente. Però sarebbe bello, anche qualche Ma come episodio. no? Come no? Certo. Sarebbe bellissimo. Tony, sei un grandissimo attore, ho visto tutti i tuoi film. Maurizio Tipaldi ti Grazie. scrive. Grazie, Jessica Ah, Annalora, grazie. un sacco di ammiratori, giustamente. Qualcuno nomina Pizza Pizza Connection. Connection, è un sì, ok. Giusto visto che Dell'82. stavamo parlando di film. Ah, guarda. C'è Rita che ti fa questa domanda. Quale ruolo Ah. ti piacerebbe fare in futuro? Tutti. 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 Basta Questa domanda, questa domanda. lavorare. No, la gente tante volte chiede che ti piace fare più il mafioso o più il poliziotto. Io ho dimostrato che facendo il mafioso ho vinto, fatto i 100 passi, ho vinto il Davide Donatello come miglior attore. E ho dimostrato che facendo anche il poliziotto
o il commissario o il giudice o anche il prete, l'ho fatto da Il Dio. prete, certo. Io ho fatto Sciacca, che era un sovrintendente della polizia, dove penso che di aver acchiappato bello su questo giro e che ho amato e che la gente ama. E là non facevo, quindi sono un attore breve, bravo. C'è un'altra Buonasera, domanda Nello. per te da Gianni e ti chiede cosa avresti fatto se non avessi potuto fare l'attore. Oggi, Interessante. oggi a 67 anni, io ti direi un ruolo, un lavoro dove avrei guadagnato un botto di soldi, il politico, con fanno un cazzo e guadagno un botto di soldi. No, io ho fatto tanti mestieri prima di fare l'attore, però sono nato facendo, perché sentivo, avevo qualcosa dentro. Però io ho fatto, è finita la scuola, papà mi è morto, mia mamma mi ha mandato a lavorare, ho fatto il commesso, poi ho venduto detersivi, poi ho fatto il rappresentante, quindi ne ho fatti tanti. Però piano piano cominciavo a frequentare il teatro, il piccolo teatro di Palermo, eccetera, eccetera. E siccome piace viaggiare, un lavoro, dicevo prima, il camionista, perché mi piace guidare, specie di notte, cutemo si caffè, non lo so, però torno a dire, adesso con l'esperienza che ho, mi sarebbe piaciuto fare il politico, perché prometto, prendo per il culo le persone, guadagno minimo 15.000 euro al mese. Bene, che politico. Andiamo avanti con altri Ce l'ho a morte messaggi. con i politici. C'è Adrian che ti chiede: a che età hai incominciato la tua carriera da attore? Effettivamente, no, non tutti, probabilmente sei un ragazzo giovane, non Ma sa, la diciamo, prima quali cosa esordi. da attore, no, io ho cominciato col cabaret, vabbè, però che sono stato su un palcoscenico avevo 18-19 anni. Poi piano piano ho fatto il Particolarmente piccolo teatro. presto. Sì, ma il primo film l'ho fatto a 29 anni, Caos dei fedeli italiani. Però già avevo fatto cabaret, serate, quindi già ero infreato. Ma come cinema è stato Caos. Il secondo è stato Pizza Connection nell'82. Poi ho fatto La Piova, Il Pentito. Sono parecchi. C'è Antonio che ti chiede qualche aneddoto divertente della squadra e auspica un ritorno del Palermo in Serie A da tifoso del Napoli. Che ci sta, dai. È una piazza importante, ci sta. No, certo. No, io. Certo, ma io amo, voglio dire, se c'è Palermo-Napoli, io tifo per il Palermo. Però quando non c'è Palermo-Napoli, io tifo per Napoli, perché il Napoli ce l'ho nel cuore, amo Napoli. Mi ricordo quando stavo a Napoli, c'era Palermo-Napoli, io andavo allo stadio, ma accoglievo tutti bene. Cioè. Qual è la domanda precedente? Voleva un aneddoto divertente, diciamo, sul set della squadra. Se ti viene in mente un No. aneddoto divertente. No. No, ma in No, questo niente. momento, se ci penso... Va bene, allora, se mai se ti viene in Problema. mente dopo, lo puoi anche dire dopo, tanto comunque Antonio ci ascolta. In questo momento... Non vengo. Va bene, non c'è problema. No, qualche 300 puntate, figurati. No, in questo momento non me ne viene. Qualcuno ce l'ho, ma non posso raccontare. Allora, Altrimenti c'è un'altra poi domanda. non lo posso raccontare, è una volgarissima. Lo sappiamo io e Allora Federico no, Croce. se è No, volgare no. no, no. No, C'è un'altra volgare. domanda. No. Tony, c'è un'altra domanda che però non so se può farti piacere, perché cioè, è di Marco, che ti chiede come mai hai interrotto la carriera da cantante. Non so se è un argomento di cui vuoi parlare oppure no, non ne ho idea. No, innanzitutto non mi sono mai definito un cantante, facevo le parodie di cabaret e quindi cantavo, però cantavo bene con il mio amico Buonanima, che non c'è più, Giovanna la mia. Alla mia, sì. E quindi facevamo all'inizio, poi cominciò a fare la televisione, cominciò a fare il cinema e piano piano toglievo quelle cose. Adesso invece sto desumando qualcosa, però siccome mi sono operato alla tiroide,
4 anni fa. Al dottoressa mi ha detto: sta tranquillo, non ti tocco le corde vocali. Invece me le ha toccate, canto, però devo cantare con una tonalità molto bassa perché non ci arrivo più. No, Ah, però ok. mi piace, mi piace. Sei un. Adrian ha Allora. la cassetta tua e di alla mia quando cantavate assieme. Ah, vedi? Tirano fuori delle perle, hai sì, visto? eh. Tornando alla questione film, Giovanni ti chiede qual è stato il film che ti ha dato più soddisfazione artisticamente. Quello che ancora devo fare. No, tutti. No, tutti, tutti. Tutti. E ti posso dire che ci sono alcune puntate di squadra dove io, perché tanto tra cinema e televisione c'è pochissima differenza. Alcune puntate di squadra ci sono le cose che ricordo con grande affetto. E, per esempio, c'è quando ammazzano Massimo Bonetti, io sono riuscito a convincere la regista che era la Leone e anche gli sceneggiatori, perché noi abbiamo preso che ha sparato all'ispettore Guerra. Guerra, E poi io arrivo in quella sala interrogatorio e io ho aggiunto una cosa che è piaciuta e che l'ho fatto con grande orgoglio, cioè si è inventata, l'ho detto, ho pensato questa, non l'hanno fatto fare. Perché io a questo scopo. Allora, tu sei uomo di mafia, tu sei un mafioso, tu puoi sparare un poliziotto, tu puoi ammazzare un poliziotto. Io sono un poliziotto e non posso sparare. Chi è l'uomo d'onore? Tu o noi? Tu sei un pezzo di merda perché tu sei un vigliacco. Cioè, sono dei messaggi che io do, perché loro possono sparare, possono uccidere. E noi non possiamo intervenire, dobbiamo dire fermo sparo, capito? Cioè noi polizia. Infatti ho avuto il consenso e tanti poliziotti e carabinieri mi hanno ringraziato. Adesso le cose spero che vanno cambiando, dobbiamo stare sempre attenti, c'è meno criminalità, ma siamo là. Non dimentichiamoci invece che il fattore mafia e quant'altro esiste. Bisogna sempre tenere la guardia. Cioè, Comunque, Tony, erano anche belle, secondo me, quelle puntate dove Sciacca doveva, com'è, cos'è che faceva? Doveva addestrare Anna De Luca, no? Che si lo doveva. sai che stavo pensando proprio questo. Sì, avevo Anna fatto quel Foglietta. Sì, film. Sì. ma Erano di molto Anna. belle Sì. quelle. Sì. 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 Sono molto, molto intense quelle puntate, effettivamente. Sì. Io faccio un bocca al lupo a Anna Foglietta che ha spiccato il volo e sono Sì, è contento vero. per lei. Sì. Ah, guarda, A poi lui quelle anche sentire belle, Marco Giallini. belle, belle. Marco Giallini, sì. Che ha fatto la nuova squadra con te. Quindi lo conosci bene. Sì, conosco tutti, li saluto con grande affetto. Altri messaggi, Giulio, qua se li Sì, sono sì, un po'. sì. Marco dice, Sciacca era un personaggio silenzioso, riflessivo, ironico, ottimo cuoco. Quale caratteristica di Sciacca è stata inventata da te? Tu hai inventato qualche, hai dato qualche sfumatura a Sciacca che probabilmente non era presente sul copione? No, l'indicazione era che io non portavo la macchina, che io dovevo stare con le mani di dietro, che parlavo poco, poi piano piano poi ci sono entrato e prendevo, diciamo, un po' l'iniziativa sempre col permesso della sceneggiatura. Il fatto Ah. del cuoco mi piaceva tanto perché a me piace cucinare. Mi piace cucinare, quindi questo. Avete qualcosa in comune, insomma. Sì, Infatti, infatti. sì. Jessica fa la più classica delle domande, ovvero Di nel caso in cui si rifacesse la squadra, tu la rifaresti, parteciperesti? corsa, certo. Facciamo un appello allora. Immaginavo, Va immaginavo. bene, come fai? Non Altra dipende da noi. domanda di Giuseppe. Che meno male comunque si rifà quella di prima, ovvero quanto c'è di Sperandeo in Sciacca, quanto c'è di Tony in Sciacca, sì. E poi ti saluta da Napoli. Però meno male, diciamo, Ci hai sono già un po' risposto prima. tante cose che si somigliano tra Sciacca e Sperandeo.
tranne una, che Sciacca è uno molto riflessivo, sa contare da 1 a 10. Io non l'ho mai saputo fare, a 67 anni ancora c'è, conta fino a 10, ma con Ascetunno non può dire quadrato. Quindi. Invece Sciacca era uno molto riflessivo. Riflessivo, E allora lo quindi. facevo bene perché forse, essendo una frizione, avrei dovuto seguire Sciacca. Invece mi incazzo subito. Tornando alla questione dell'ultima, diciamo, puntata della squadra, Andrea giustamente dice che ogni volta che moriva un personaggio della squadra era comunque, diciamo, per i fan era un dispiacere, quindi la morte di Guerra piuttosto che di Anna De Luca, quindi diciamo che ogni perdita diciamo, è sempre stata vissuta non bene dai fan, ecco. Sì, E lo so, ovviamente. ma Purtroppo. i personaggi purtroppo non lo so, devi inventarti qualcosa, quindi è normale. Poi c'è già una strada per non dire la squadra. Se si continuava la squadra, secondo me, quello non c'è. Già tutto scritto. Abbiamo cominciato noi e il direttore comunque. Purtroppo c'è questa situazione, quindi te lo diciamo su, tu alla fine morirai. Ha detto su Pietro, non ha detto che qua finisce la squadra, capito? Invece poi la squadra è finita. Ma è finita e ne hanno lasciato soltanto tre di personaggi. Io ero convinto, ad esempio, che per collegare, forse l'hanno fatto per collegare la nuova squadra, la vera squadra con la nuova squadra. Io, Tocci e Gennaro Sisma, Silvestri. Gian Sì. Sisma, Però non eravamo gli attori principali. Gli attori principali erano Dorlando D'Avello, cioè tutti noi eravamo attori principali. Però era tutto D'Avello, Taricone, Lisa Galantini, capito? Sì. Io ero convinto, siccome però noi cambiamo distretto, perché altrimenti se in quel distretto sì, muore Guerra. Avremmo continuato Sant'Andrea, ma ci sarebbe stato Anche come gli si altri chiama? personaggi. Donato Carpentieri, la Salerno e tutti gli altri. Quindi Sì. automaticamente si è dovuto cambiare il distretto, automaticamente tanti attori sono scomparsi. Certo. Per il collegamento hanno preso tre personaggi. Sì, E quindi avete fatto da ponte, diciamo, praticamente, da quindi. Ponte, esatto. Bello punto. Ok, c'è Michele che ti chiede se per caso hai visto I Bastardi di Pizzo Falcone No, e se per caso. non ne ho visto un pezzetto soltanto. Bravo Gino Silvestro. Ho sempre cercato di vedere se mi potevano fare qualcosa. Nessuno mi ha mai disposto. Mi sarebbe, anche perché mi piace stare a Napoli. Però Ok, sarebbe è stata una bella un occasione. ottimo prodotto. C'è Virgilio che ti chiede se hai un ricordo di Sergio Fiorentini. Come no? A parte che io col maestro Fiorentino ci ho fatto diversi lavori, era un grande doppiatore, un grande attore e poi una gran bella persona, come no? Come no? Paternò. Paternò. Sì, e c'è Mimmo che già l'ha chiesto più volte, quindi diciamo, non so Vediamo. se ti ricordi di un certo Salvatore Merlino, non so chi sia, devo essere sincera, non so se Io tu mi ricordo conosci, no. no, il mago Merlino, la spada della Perfetto, doccia me ne guarda. anche io, perfetto, va benissimo, no, No, perché no, chiedo scusa giusto io per a curiosità. Mimmo Picciolillo. Ok.
Se magari Non vedo ti la faccia, la ricordo. foto. Va bene, va bene. Tanto qua Ciao tesoro. continuano i Sì, saluti. ma Ah, tra 5 minuti c'è. chiudiamo perché devo. Sì, te l'avevo Assolutamente. detto. Ok. Quindi Sì, sì. le ultime domande. C'è Vai. Marco che ti chiede che a parte Federico Tocci, con quale attore, immagino della squadra, hai legato di più? Della vecchia squadra con tutti. Della Ok. la vera squadra con tutti. Della nuova, cioè Gennaro Silvestro, Federico Tocci e poi tutti gli altri amici. Ma legavo di più, tutti gli altri per carità. Lavello, Tadicone, Bonanno, no, no, per carità. Marco Giallini, no, 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 però diciamo, è chiaro. Con Gennaro e con Tocci abbiamo Beh, fatto un bel certo. percorso. Io ho fatto 4 anni di La Vera Squadra e 3 anni della nuova squadra. La Certo. C'è gente Rita, però. Sì, sì? dimmi, dimmi. C'è No, Rita la che ti chiede gente. se c'è qualche attrice con cui hai legato professionalmente e con chi ti piacerebbe recitare in futuro. Sono io. Voglio andare a letto. Però Barbara dorme. E Basso, di là basso, sì. la televisione Sì, sta sto accesa. chiudendo, chiudo, chiudo, sì. Va bene. No, chiedo scusa. Spegna. No, mi piacerebbe lavorare con la mia compagna che è Barbara Bacci, che è attrice. Ho Ok. legato con altre attrici, legato a livello, sì, di lavoro, sì. Professionalmente. Purtroppo devo abbassare la voce e devo chiudere. Ok. Va Va bene. benissimo. Va benissimo. Grazie mille per la diretta, ci Ciao. sono stati tantissimi messaggi. Scusate per il problema tecnico, però credo sia andato comunque bene. Facciamo la prossima volta con qualche altro mio collega. Un forte abbraccio. Va Un saluto a bene. tutti. Buona, ciao Seguitemi a sempre. tutti e Ciao, ciao, grazie. ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.